C'era una volta l'Umbria, la civiltà contadina, le sue usanze e la vita scandita delle stagioni e dalla terra. La terra che diventa cibo, diventa casa, diventa famiglia. A ciascuno la sua casa, costruita con la terra scavata per posare le mura di fondazione e le pietre del fiume raccolte nei campi, scaglie piccole, scaglie grandi da trasportare con l'asino e mattoni per irrobustire. Piccole creazioni delle mani dell'uomo, sapientemente intessuti a formare solidi contrafforti, preziosi dettagli, contorni delle minuscole finestre, archi robusti, volte audaci, cammini ardenti, comignoli fumanti. E l'uomo crea con maestria antica, riproponendo la terra, elaborata dal suo straordinario ingegno in mille forme. La terra bagnata, quella poltiglia senza forma, si tramuta per magia in tegole, coppi, mattoni. E picchia, striscia, bagna, radia, coppia, posa, cuoci alla vampa incandescente. Su ciascuno la forma delle mani, 100, 1000, 1 milione di mani che accarezzano la casa che cresce. Un atto semplice, 1000 atti semplici. Non occorrono macchine, solo terra, acqua e fuoco. Un lampo della mente e l'uomo cambia la storia. Sorgono, disseminati lungo i fiumi e sulle ispide colline, opifici brulicanti di operosità che forniscono la materia per innalzare umili case e imponenti castelli e procurare pane alle famiglie, mattoni, tegole, canali, dall'alba al tramonto con il sole che brucia implacabile. Un mestiere che diventa un'arte, un'espressione preziosa che il tempo e il progresso condannano al dissolvimento. E così era stato per il frate sapiente che eresse la fornace per la costruzione del monastero e per il popolo operoso che con l'argilla costruì il castello. In quei luoghi industriosi, circondati dalle risa, dagli scherzi, dai rumori, dagli odori che temperavano l'immensa fatica di quel sacrificio. Passeggiando in silenzio tra le rovine delle antiche fornaci, riappaiono oggi le sensazioni in un magico rinascere. Il nostro viaggio vuole accendere le vostre anime, portandole ad attraversare il ponte del tempo, riproponendo le mille espressioni di questo antico mestiere.